La riunione a Napoli all'ufficio della Regione del Lavoro non è andato come ci si aspettava per i lavoratori ex Panico. Lucia, è andata male. È andata molto molto male, io sono esterrefatta, sto male, mi sento sconfitta purtroppo, anche se la responsabilità non è mia di tutto quello che è accaduto, io mi sento responsabile in quanto sindacato e in quanto persona proprio, perché a questo punto questi poveri lavoratori dopo mesi di lotta che hanno fatto non riceveranno nemmeno la mobilità, l'indennità di mobilità che alcuni li accompagnava direttamente alla pensione e ad altri lavoratori avevano la possibilità in quel periodo di copertura economica di trovarsi un altro lavoro, anche se difficile, però avevano una speranza e avevano un minimo di possibilità economica per portare avanti le famiglie. La domanda nasce spontanea: che cosa è successo stamattina? So di una telefonata dura anche con il sindaco facente funzioni Bottone. Allora, io sono entrata in questa avvertenza, i lavoratori mi hanno chiamato nel mese di gennaio, verso la fine di gennaio, chiedendomi aiuto perché il sindacato che c'era prima praticamente era intracciabile, non si faceva più trovare il sindacalista con cui loro avevano firmato la cassa integrazione a cui avevano dato la certezza che sarebbero andati in mobilità sempre e comunque. Io spero, guarda, che non sia stato, che sia stato un mero errore di incapacità sindacale a dire vicino ai lavoratori che avrebbero preso in ogni caso, in qualsiasi momento, la mobilità, l'indennità di mobilità. Non vorrei pensare che ci sia sotto qualche altra cosa, perché se è stata un'incapacità si può anche perdonare, però il problema qual è? I lavoratori sono stati giocati dopo la cassa integrazione del 31 agosto, perché lì andavano immediatamente collocati in mobilità, perché c'erano il numero dei lavoratori previsti dalla legge, perché il numero minimo dei lavoratori per poter accedere all'indennità di mobilità cosa si prevede? Praticamente deve essere minimo non inferiore a 15 dipendenti, 15,1, 15,10, quindi nell'arco di 6 mesi precedente l'evento. Si è arrivati praticamente dal 31 agosto, siamo a febbraio, i 6 mesi sono abbondantemente passati. Io speravo che ci fossero i numeri per farla, perché mi dicevano, ma da voce, perché carte purtroppo non ho seguito la cassa integrazione, pensavo che la media dei lavoratori potesse, si mantenesse nell'ambito delle 15 unità o delle 15,05. Stamattina con la dottoressa Miele abbiamo fatto il conto che purtroppo non ci siamo. Quanti numeri, quante persone sono? Allora, praticamente queste 13 unità sono diventate nel frattempo. Immaginate che cosa perdono i lavoratori, che da 30 a 40 anni prendevano 24 mesi di indennità, da 40 a 50 36 mesi di indennità e da 50 a 60 prendevano 48 mesi di copertura economica, e per molti di loro significava essere accompagnati alla pensione. Hanno distrutto le vite delle persone in questo modo. In più, stamattina mi è arrivata, dopo una buona settimana, una telefonata dal sindaco facente funzioni Bottone, dove mi riconfermava per l'ennesima volta, stiamo facendo questo da 20 giorni, mi diceva: dottoressa, l'ha chiamato l'avvocato del signor Panico? Dico: no, a me non mi ha chiamato nessuno. Abbiamo fatto la richiesta di incontro sia in prefettura, addirittura non gli hanno passato nemmeno la comunicazione al sindaco, perché avevamo chiesto un incontro in prefettura insieme al sindaco di Pagani. Dice: ma a me non mi è arrivato niente, ma io che c'entro come amministratore? E allora cosa ci resta da fare adesso? Io ho detto ai lavoratori, loro hanno gli avvocati adesso, sia gli avvocati civilisti che gli avvocati penalisti. Noi abbiamo appuntamento adesso con i lavoratori in sede sindacale, innanzitutto perché devono avere il trattamento di fine rapporto, perché tra l'altro loro non sono nemmeno licenziati ancora. Questa è l'anomalia. Questa è la cosa aberrante, sono sospesi non si sa come e perché. Perché c'era un accordo che aveva firmato il loro sindacato e aveva preteso anche la firma loro, io l'ho visto l'altro giorno. Questo l'abbiamo detto l'altro giorno, ma andiamo nel mirino. Con gli avvocati loro che cosa potranno ottenere? Allora, detto in poche parole. Sinceramente io non ho gli elementi giusti adesso, però io ritengo che se ci sono delle responsabilità che Panico ha rispetto ai lavoratori debbono essere colpite, Panico deve essere colpito. Non può pensare di salvare tutti i suoi beni personali e ne ha tanti con le altre società che c'ha, perché io ho l'impressione che ci sia un gioco di società di scatole cinesi.